E come si vede qui nel foglio, sia il lago di Albano che il lago di Nemi hanno il loro emissario. Ma mentre l'emissario di Nemi è totalmente libero dall'acqua e interamente percorribile per i suoi 1600 metri, quello di Albano è stato ostruito fino a pochi anni fa. E diciamo che gli speleologi e gli studiosi soltanto ultimamente stanno approntando un'opera di liberazione di quest'altro emissario. E nel futuro prossimo garantiranno la percorribilità anche di quest'altro emissario, lungo anch'esso 1600 metri. Per il momento gli unici tratti percorribili sono soltanto quello iniziale e quello finale, cioè quello dell'incile e quello dell'ingresso. In tutto sono stati liberati un 400 metri, addizionando l'una e l'altra parte, un 400 metri di tratto, mentre rimangono praticamente impegnati dal fango ancora. Diciamo il tratto centrale che è di dimensioni rilevanti. Ah, vorrei ricordare che i primi studi fatti sull'antico emissario del lago di Albano furono effettuati dal Nebbi, dal Piranesi e da Vittorio Castellani, che ha scritto un libro, Civiltà dell'acqua, esaminando e valutando gli emissari del lago di Albano e di Nemi, nonché tutti gli acquedotti romani. Mentre invece il Nebbi e il Piranesi si rifacevano addirittura agli scritti di Frontino, ma le loro ricostruzioni più fantasiose che reali sembrano indicarci che in realtà loro non hanno mai fatto un vero sopralluogo dell'emissario del lago di Albano, ma appunto si sono soffermati a visionare le fonti. Il Piranesi comunque ci restituisce anche delle stampe dell'ingresso dell'emissario, delle stampe molto suggestive che adesso vi faccio vedere. Per quanto riguarda l'emissario di Nemi, invece, nel suo ingresso troviamo fino a un certo tratto non solo un filtro molto suggestivo che serviva appunto a fermare rami e sporcizia. Questo filtro è composto da dei cerchi perfettamente circolari. E dobbiamo dire che di questa lastra ci rimane soltanto una sezione perché l'altro pezzo che andava fino giù è andata perduta. Comunque, questi cerchi ritagliati nella pietra ci dimostrano le abilità degli antichi romani. Questo non ci deve indurre in inganno, nemmeno nel vedere gli enormi massi dell'entrata, sia che appartenevano agli antichi romani, sia che siano stati fatti da popolazioni pre-italiche. Studiando le fonti, studiando per esempio l'Ortolani, che si sofferma molto sugli arnesi utilizzati dagli antichi nel tagliare la pietra, non ci deve sembrare incredibile che loro riuscivano a farlo perché avevano tutti gli strumenti necessari per tagliare la pietra, presumibilmente oltre a usare il metallo, oltre a usare seghe e trapani, ricordiamo il trapano al volano di cui vi faccio vedere un'immagine, oltre a usare questi utensili, loro usavano una polvere abrasiva di quarzo. Conoscevano la durezza delle pietre, delle varie pietre e quindi anche delle varie polveri abrasive. Quindi, evidentemente, per tagliare e per levigare delle pietre usavano delle polveri molto abrasive, molto dure.
Quindi non ci dobbiamo stupire di trovare manufatti che oggi taglieremo con macchinari certamente molto più potenti e moderni, ma in realtà quello che loro non riuscivano a raggiungere con la potenza, magari lo raggiungevano con l'astuzia o con il tempo, perché qualsiasi, basta usare, voglio dire, gli utensili giusti. E magari con maggior tempo si ottiene lo stesso risultato. Per quanto riguarda il sollevamento delle pietre, dei massi anche considerevoli, anche questo non sembra un problema per le popolazioni antiche, sia quelle egizie che quelle greche che quelle antico-romane, perché anche loro avevano inventato delle gru, e vi faccio vedere una gru dell'antica Roma. Che erano in grado di sollevare pesi molto considerevoli, anche strutture monolitiche del peso di 40 tonnellate, fino addirittura cioè, esiste un masso il cui peso è di 470 tonnellate, e questo è stato probabilmente sollevato per mezzo di una di queste gru. L'uomo antico non era per niente un ingenuo, uno stupido, uno sprovveduto, perché c'erano personaggi come Erone che dimostrano quanto l'ingegneria meccanica, quanta la conoscenza della matematica, della fisica erano avanzate. Allora, non dobbiamo credere quindi che gli antichi non avessero le conoscenze opportune per realizzare certi manufatti, perché non è così. I documenti e le descrizioni dell'epoca, cioè degli scrittori dell'epoca, ci dimostrano che loro erano possessori di tutte queste tecniche e noi, da uomini appartenenti alla cosiddetta epoca del progresso, non dobbiamo immaginarci cose fantastiche riguardo alla realizzazione di queste opere. Ricordiamo che l'arco di Costantino a Roma è stato realizzato con le stesse tecniche con cui gli antichi romani probabilmente realizzarono anche gli acquedotti e le strade fatte di massi di basalto. A parte che il basalto in alcune zone si trova praticamente tra virgolette già tagliato, già predisposto a essere staccato così come massi utili per fare la strada romana. Però non credo proprio che per gli antichi romani questo fosse un problema, quello di tagliare il basalto, appunto perché avevano tutti gli utensili dello scalpellino, se vogliamo dire così, per farlo, e tutte le conoscenze anche. Un matto d'amico mio mi ha portato a un come ha chiamato l'emissario. Non ci ho chiamato io, ci hanno chiamato Ma hai fatto 2000, la doccia! ce l'hanno chiamato 2000 anni Ah, fa. l'emissario de Nemi, del lago di Nemi. Esatto. L'emissario, a momenti sfondo la macchina, a momenti finimo nel lago per Tutte arrivare qua. cazzate. Zitto, no, no! A momenti finimo nel lago, zitto, zitto. Maniaco. Vabbè, a momenti finimo nel Tengo lago. la foto di sto cusassu. Destu sa, su Ma sa. si vede Ah, tutto di se vieni questo. quando non ci stanno le foglie. Mamma mia, che roba! Ma questo fa freddo qua dentro. 2 chilometri. Aspetta, aspetta, fammi accendere la torcia. C'ho la, to c'ho la torcia. Torcia! Inizia il Prendila. filmato con la torcia Ma che perché? fa talmente Oh, luce. c'ha paura. Io ti do il cancelletto, Porco due. eh. Sento. Ma non si vede un cavolo con la torcia, però. Perché è troppo potente? Beh, insomma, se vedi. Ah, lì, si vede? Non si Si è vede. appannata la lente, mi sa. No, non è Eh possibile sì, sta perché è freddo. cosa. Ah, dici? Prova a Aspetta, inclinarlo. aspetta, c'ho L'hanno un'idea. Scalata i preitalici. Non si sa. Forse gli etruschi. Forse gli Guarda sto etruschi. figo. Lì il gatto ha fatto la foto. Su quel ramo. I preitalici, forse gli Ma guarda etruschi. che Sono d'accordo. mostruoso che È mostruoso.
ti mette paura. Ammazza, se vede che ha trovato il terreno suo. Te, qua c'è un sedile, oh. Quanto ci potrà un sedile? Questo qua, questo è secolare, oh. Guarda che, guarda che tronchi. Ma guarda questo c'ha 120 anni. Guarda qua. Te. Guarda qua, Anthony. Che bestia. Che bestia, oh. Questo gli ho fatto la foto, ma è venuto malissimo, sai. Ha visto che bestia Ammazza, ramo. Che ramo. Sto ramo mi mette paura a me. Cioè tu entri qua. Ma mo c'hai foglie, ma senza foglie ti mette paura. Ah sì sì. Ma non è che deve andare di là quello? No, perché di là si va, non deve mettere la canoa in acqua. E questo sarebbe l'entrata del... L'emissario. L'emissario. Emissario. Cioè se ne va all'acqua da allora, qua. Gli antichi popoli, per proteggere il tempio di Diana Nemorense dall'allagamento quando pioveva, hanno scavato sto tunnel nella roccia viva di basalto. Proprio. Anche basalto. Ah, tufo e basalto. No. Basalto è duro. Per 1,6 km. E va a sbucare. 1,6 km. Sì, e va a sbucare a Valle Riccia. Valle Riccia, sotto il ponte da Riccia, che più in là, forte. Via delle More. Buca, Valle Riccia. E un giorno andiamo a vedendo sotto... perché io non ci sono mai andato. Ok, allora prossima puntata di Anthony Jones, andiamo a vedere do sbuca sto buco. Io ho paura dell'albero. Ma l'albero dell'là non c'è sta però. Ma qui si mo. Vabbè, oh, ma noi siamo Anthony Jones, e sì, tu, manaccio esperto di buchi. Vabbè. De buchi. De bucaioli. Tu lo sai che mo andrà a finire su YouTube. Comunque sto casotto non è originale, è stato spostato perché il livello è là che ha variato un sacco di volte, capito? Ah, ecco. E allora l'hanno spostato, non è originale. Come non è originale? Questo non è il buco originale. È il buco originale, però ma l'hanno spostato. Ma il casotto intorno, il casotto non è originale. Non è originale. E il livello del lago era superiore una volta. Ah, ecco. È originale come livello questo. Come livello originale. Qui, arrivava qui. Arrivava qui. Come quello di Castello. Ah, ho capito. Ho calato una cifra. È calato come quello dal bar. Comunque se venivamo 2-3 mesi fa qui era piena luce. Te posso dire una cosa? Sì. Ho rischiato le sospensioni, però alla fine ne è valsa la pena. Ma mi incazzavo se non venivi. Sì, lo so. Ecco pure.